Anche questo giovedì vi riportiamo nel cuore di Montecatini Terme. Ci troviamo ancora al Caffè Gambrinus. Qui ricordo che grazie alla volontà dei gestori del locale, unita alla fantasia e all'estro di Giorgio Panariello e Walter Santillo, è nato un talk show che ci accompagnerà per tutta l'estate. Il titolo? Senti se c'è un amico. Quest'oggi gli ospiti saranno proprio Giorgio Panariello, nonché Gianpaolo Pazzini, attaccante del Milan. Come potete vedere, molte persone, molto tempo prima dell'inizio, si sono ritrovate qui nei portici del Gambrinus. Molti seduti ai tavoli per l'aperitivo, altri lungo i portici ed alcuni in attesa davanti all'ingresso dello storico caffè, per poter vedere da vicino il proprio beniamino. Quelle che vedete sono infatti le immagini dell'arrivo di Giorgio Panariello al locale, dove si è subito dato disponibile a tutti coloro che volevano fare una foto con lui. Uno spettacolo per tutti, in pratica. La serata quindi si è aperta sulle note del sax magistralmente suonato da Paolo Grossi, meglio conosciuto come Paolo e il suo sax. Vediamo adesso, prima di scambiare qualche battuta con i protagonisti, uno scorcio della serata. Buonasera! Benvenuti alla Caffè Gambrinus per Senti se c'è un amico! Presenta Walter Santillo! Buonasera, 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 benvenuti al Caffè Gambrinus. Grazie a Paolo e al suo sax che prima ci ha fatto ricordare qualche minuto di bellissima musica. Allora, eccoci giunti alla seconda puntata, al secondo appuntamento di Senti se c'è un amico, questa rassegna di ospiti dove la Toscana è protagonista e dove le eccellenze della Toscana sono protagoniste, attraverso appunto i suoi esponenti nel mondo dello spettacolo, della cultura, del cinema, della televisione, della medicina e chi ne ha più ne metta. Vorrei ringraziare prima di partire i nostri amici che ci hanno permesso di realizzare, appunto li vedete scritti qui, poi magari ringrazierò via via, che ci hanno permesso di realizzare questa serie di incontri che andranno tutti i giovedì qui dal Gambrinus di Montecatini, tutti i giovedì di giugno, luglio e di settembre. Il cartellone è piuttosto ricco, vi ricordo che sono presenti le telecamere di TVL che riprendono anche attraverso il programma Se ci sei fatti vedere, oltre che appunto la messa in onda di questa giornata, esattamente domani alle ore 18, e potrete ascoltare anche via audio su RDF 102.7, esattamente potrete ascoltare il mercoledì alle ore 23. E allora io direi di iniziare. L'ospite di stasera è un mio, un vostro, un nostro grande amico, Giorgio Panariello. Buonasera. Grazie a tutti, buonasera, buonasera anche a voi, buonasera, 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 buonasera. Allora, che si fa? Innanzitutto volevo salutare... Innanzitutto ringrazio chi ha preparato questa roba finta. Lo so. Molto bella, fa scenografia, eh? Buonasera, buonasera a tutti. Volevo salutare il giullare Andrea Spadoni, perché è il giornale che organizza questi incontri. Grazie Andrea. Grazie. Poi ci dirai le domande in streaming. Tu sai che vuol dire in diretta? No, non so assolutamente cosa stai dicendo, ma arrivano, ci si arriverà. Arrivano delle domande attraverso internet. Va bene. Capito? Bene. Ecco, va bene. Si attraverserà internet, che dobbiamo fare? Va bene. Allora. Allora. Che si fa? Mi metto seduto, sto in piedi, che sì, devo metti fare? Di seduto, dove mi metto seduto, va bene qua il centro? Perfetto. Mi dà fastidio se mi siedo? Va bene, via. Buonasera,
facciamo un po' di casino, c'è bisogno a Montecatini di un po' di casino. Buonasera signora. Chi è? Guarda, lei, guarda lei pur di un pagallo aperitivo dove si è messa. Eh? Io buono. No vabbè, stai facendo con Leonardo ad Arezzo questo film. Il titolo è, te lo ricordi? Sì, Senti se c'ho un amico, si chiama. Gli ho detto se mette no, no. Sto scherzando. No vabbè, appunto, com'è? Un fantastico via vai, fantastico si chiama. Via vai. E la cosa bella di Pieraccioni, che io lo ringrazierò infinitamente, Leonardo, quando fai film di solito scegli anche delle mete esotiche, quando vai ai Caraibi, vero, le Maldive. Alle Maldive. Io mi ha chiamato due volte, una a Ponte Buggianese e un'altra a Ponticino vicino a Arezzo. Senti, quindi, capito, lo ringrazierò per le vacanze che ci fa. Ma fare. Secondo me le, quando gira in questi posti ci va lui, cioè sì, nel sì, senso ci va lui. E noi ci tiene. Esatto, a, e gli altri attori li tiene sì, in Italia, anzi qui vicino. A Galcetti. Come sta andando Giorgio? Ti faccio la domanda da intervistatore. Bravo, sta andando molto bene, ne ho fatto solo una ripresa per ora, sicché... Andando in generale? In generale sta andando molto bene, stiamo organizzando molte cose, fra tante cose, in tante cose ci sei dentro anche te, sfortunatamente, perché insomma, diciamo, molti mi chiedono come mai l'idea di fare questa rassegna a Montecatini... E la scusa principale è quella di dare una botta di vita a Montecatini, che mi sembra che si stia addormentando su se stessa, perché invece Montecatini ha bisogno di una riscossa. Noi quando siamo venuti con la televisione siamo sempre partiti da Montecatini, Montecatini mi ha sempre portato fortuna. Questo è però, diciamo, la spiegazione ufficiale. E quella... quella ufficiosa è per far lavorare Santillo, perché altrimenti... E allora gli si dà, capito, un motivo di lavorare. Grazie. Prego. Pazzini! Che fa finta... Buonasera. Fa finta di essersi fatto male per non allenarsi. Buonasera, Giampaolo. Vai, bombe. Ecco qua. No, no, ce l'ha il microfono. Ecco, arriva il microfono. Tranquillo, tranquillo. Eccolo qua. Buonasera, buonasera Giampaolo. Buonasera a tutti. Molto contento del vostro invito. Insomma, come avete detto voi, insomma, tornare qua per me è sempre importante, Montecatini è casa mia. Poi sei abiti distante te da sì, qua, a Monsummano. No, però insomma, innanzitutto vi faccio complimenti per questa cosa che avete fatto, perché è molto bella, come hai detto te, vedere gente a Montecatini, bella gente. Insomma, Montecatini merita, perché è una bella, un bel paese, una bella città, insomma, quando vedo tanta gente, belle cose, sono contento. Beh, bene, bene, bene. Allora, comincio a giocare a calcio da bambino, Wembley, insomma, è lo stadio. Averci avuto di farci l'inaugurazione è già un grande onore, e poi sono riuscito a fare il primo gol, insomma 28 secondi. Mamma mia. Insomma, spero che duri ancora un po' questo record, perché... Chi te la passò la palla, te la ricordi? No, penso sia stato un contrasto. Ah, un contrasto. Sì, sì, un contrasto. Sì, un rimpallo in mezzo al campo. Un rimpallo e poi in mezzo al campo. Io sei tanto amico di Pieraccioni e Carlo sì, Conti, ma loro hanno messo la testa a posto. Sì. Si sono sposati... Annunci di figli, smentite, sì. Conti, Pieraccioni. Conti, Pieraccioni l'ha fatto, vero? E dico, ma quando mette la testa a posto Giorgio Panariello? Guarda, io la testa a posto, tu lo sai, sono un ragazzo. Ora a te non ti posso dire nulla, perché te, a lui poi fa le domande, gli dici una cosa, domani sei su Chi, Donna Moderna, Vedo Nudo, cioè tutte queste... queste riviste, lui, chi è, che poi si chiama Chi, perché a proposito si chiama Chi quel giornale lì, perché c'è della gente dentro che uno dice ma che cazzo è, c'è della roba, dice cioè... tipo Sabrina del Grande Fratello 2 si sposa con Giovanni della Talpa 4 ma già era con Giovanna di Amici 2 che si era sposata con quello del GF4, è un macello, ma quello smentisce, e uno legge e dice ma e chi sono questi qui, perché non tu lo sai chi sono. A me viene, se uno mi fa Vienze, senti che meraviglia. Vienze, un applauso al Vienze, toscano antico. Vienze. Vienze, uno mi fa piacere, sono Giovanni, ho vinto la Talpa nel 2002, dio. Che vuol dire? Anch'io ho vinto un criceto a Luna Park nel 79, ma non faccio mia tutta questa... non me la tiro mia così, e se la tirerò. Quindi questi sono i giornali, però
la festa a posto l'ho messa, ma ancora non si può, non si può sapere. Riguarda Renato, chiedevano, la faccio io Andrea, scusami. Renato chi? Poi fu il Nescio. Il? Nescio, cioè, in Versilia quel... si dice il Nescio, uno che fa finta di nulla. Senti, no, chiedevano che cosa pensa Renato vero del tuo Renato. Ora, Renato vero del mio Renato, nulla, cioè, Renato all'inizio quando facevo la sua imitazione un po' se la prendeva, perché come tutti quelli che vengono imitati all'inizio credi di essere preso in giro, capito? Allora non aveva ancora capito che era un omaggio, lui un amore. Pensava che era un gesto di affetto, lui pensava fosse una presa in giro, quindi un po' se l'era presa. Mi racconta sempre Renato, lo racconta sempre in giro, sì. Quando venne a sapere di me, perché lui non lo sapeva questa cosa. Allora un giorno con Pieraccioni, lui lavorava a DJ Television, che era una televisione su Italia 1, un programma di Italia 1, DJ Television. L'autore ero io. Eri autore, infatti sì. Andava malissimo il programma, me lo ricordo. E praticamente Leonardo mi disse, guarda, facciamo una cosa, facciamo uno scherzo. Te ti vesti da Renato Zero proprio come lui, io ti intervisto, prendiamo un risciò, sai quelle biciclette, no, perché a lui bisogna spiegargli tutto, capito? Non è che è molto veloce nel prendere le cose. Sicché dice, guarda, prendiamo un risciò, io ti intervisto e te però devi far finta proprio di essere Renato vero. Che lui mi intervistava, eccetera, eccetera. Sul lungomare di Forte dei Marmi. Okay. A distanza di tanti anni Renato me lo raccontò. Mi disse, Ani, io stavo alla televisione, a un certo punto c'era sta cosa, mi ricordo, Teleregione, una cosa del genere. A un certo punto vedo sta intervista, chiamo mio fratello, e io dico a Gianpiè, ma quando cazzo avevamo fatta sta intervista che sto a vedere in televisione? Ma adesso sentiamo al microfono di Miriana Cecchi prima Giorgio Panariello e poi, dopo, Giampaolo Pazzini. Questa sera siamo qui insieme a non un personaggio ma una matriosca di personaggi, sì, giusto? Sì. Ecco, da Mario il Bannino, sì. Nomo, Signore Italia. Una squadra dentro di me. Esatto, esatto. E Giorgio Panariello, hai avuto quest'idea di fare un talk show, sì, chiamato Senti se c'è un amico, sì. Da cosa è venuta questa idea? È nata dal Gambrinus stesso, dai titolari del Gambrinus, da Carlo eccetera, ci hanno chiamato, io poi ho coinvolto anche altri perché volevano fare qualche cosa al Gambrinus, insomma, usare questa piazza, naturalmente salotto, per fare un qualche cosa, insomma, che già avevano fatto, ma un po' scordinato di appuntamenti qua e là, volevano fare una calendarizzazione. E a me piaceva dargli anche un titolo un po' più fresco, e quindi Senti se c'è un amico, a me è piaciuto molto, anche perché, insomma, l'idea parte da una matrice toscana, quindi nel caso di Carlo Conti, nel caso mio, dei prossimi che verranno, che porta un amico, che porta qualcuno che viene, insomma, sai, perché può capitare, anzi a me per esempio capita che io sono molto più amico magari di un calciatore o di un cantante piuttosto che un altro comico, e magari il cantante è più amico di un attore, quindi se si riesce a fare questa, e poi per, come vedi, dare da mangiare anche al conduttore che è Walter Santillo che sta mangiando mentre io lavoro. E hai definito Montecatini come un'oasi pacifica, sì, giusto? Come ti sei trovato? Benissimo, io poi sai, è dal 2000, io ho cominciato qua, ho fatto la prima trasmissione che mi ha portato tanta fortuna e io spero con questo mio piccola cosa, perché poi è l'inizio di una cosa, ci auguriamo con Walter, con tutti, con Carlo, che possa diventare poi un appuntamento negli anni, nel tempo, come è stato il Caffè della Versiliana, eccetera, perché non gli manca niente, no? È chiaro. Siamo qui con Giampaolo Pazzini, attaccante del Milan, e diciamo che lui è un veterano della Toscana, perché sei nato a Pescia e viviamo in Summano. Quindi cosa si prova a tornare, diciamo, ad essere a Montecatini da... Niente, vuol dire Montecatini casa mia, quindi è normale che mi fa molto piacere, sono molto legato a qua, quindi quando posso e quando riesco torno sempre molto volentieri. E di questo talk show che è stato ideato da Giorgio Panariello, cosa ne pensi? Grandissimi complimenti, perché hanno fatto una bella cosa,
organizzata molto bene, quindi c'è da fare complimenti a lui, a Walter e a chi è veramente organizzato, perché così portano gente, fanno un pochino muovere Montecatini, insomma, che neanche bisogno in questo momento. E comunque complimenti, perché l'hanno veramente studiata molto bene. Perfetto, grazie mille. Rinnoviamo quindi l'appuntamento a giovedì prossimo con un'altra vincente serata dal titolo Senti se c'è un amico.